La vita non è trovare se stessi, la vita è creare se stessi. Cominciamo. Side plank con alzata peso da un lato e poi dall'altro. Ci siamo? Via. Op. Op. Prima questo lato, nei primi 30, poi nei secondi 30 ci giriamo e facciamo l'altro. Ed eccoci qua. 30 secondi di qua, ne mancano 10, mi giro. Side plank altro lato e sollevo il peso dall'altra parte. 3. 1. Cambio lato, mi giro dall'altro, vi darò la schiena, ma va bene. Sto lì, in side plank. Dai, eh. Non vedo il timer, sorry. Pausa. 15 secondi. Adesso Russian twist. E poi V-sit con peso, eh. Prima Russian twist. Via. Peso da una parte e dall'altra. Oggi è nuvoloso. Non possiamo vedere il cielo con la luce. Cioè, lo vediamo illuminato. Ma ci sono le nuvolette. 5. 1. Adesso V-sit con peso. Se volete anche qua il peso, eh. Lo teniamo alto. V-sit, fermi lì. Io facendo il piano de core ability sono migliorato molto nel core, eh. Ovviamente sono un po' più avanti di voi perché per registrarli, per farveli avere, devo essere un po' più avanti. Pausa. Crunch con peso. Cosa vuol dire? Crunch con peso. Prendo un 7,5, dai. Via. Crunch con peso su. Nei primi 30. Nei secondi 30, clap crunch con peso. Cosa vuol dire in realtà? Gambe a 90 e mi passo il peso dietro le gambe. Dai, dai. Adesso ancora così, eh. Mi passo il peso dietro le gambe. Hop. Di qua e di là. Con 7,5, così è dura, eh. Dai, 8 secondi. Pausa. Pausa. Sit up. Col peso nella destra. Ok, vado su. Via. Via, 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 via. Sit up, peso nella destra. Guarda che prendo il 5 perché sennò mi uccido. Su. Prendo il 5. Dai, 10 secondi, ci siete. Poi faccio sit up, peso nella sinistra. Sit up, peso nella sinistra, su. Dai, 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 dai. Quindici. Solo 10. Lo tieni 5.
Op. Pausa. Ultimi due esercizi per l'addome. Poi andiamo avanti. Cross crunch destro. Vuol dire porto il peso sempre verso destra. Così a martello, via. Poi ovviamente negli altri 30 porto il peso solo a sinistra. Dai, dai. Sveglia che è mattina. Sveglia che è mattina. Cinque e poi vado solo a sinistra. Ora, solo sinistra. Oggi un addome così, un 7 minuti e mezzo, 8 di addome coi pesi, poi 30 e passa minuti di no jump coi pesi. 8 secondi. Uno. Pausa. Ultimo esercizio per l'addome, bird dog col peso. Peso mano destra, sollevo mano destra e gamba sinistra, via. Sempre stesso lato. Questo è dura, è un po' duretto, dai. Dipende poi da che peso avete. Due secondi e cambio mano. Adesso mano sinistra al peso e via sulla gamba destra. Venti secondi. Dai, dai che lo tenete. Dieci. 5, 1, bang. Come andiamo? In formissima? In formissima, sì. Tutto bene? Ci siete? Come va? Ho sonno? Può essere. Tranquilli, non ho sonno, adesso ci riprendiamo. Direi che si parte, no jump a manetta, 40-40-30, ci divertiamo. Il primo, glute bridge con due pesi sul bacino, il secondo glute bridge mantenuto French press. Auguri, ci siamo? Due pesi sul bacino, via, glute bridge, 40 secondi, coi pesi sul bacino, dai hop, dai che ci siamo, partiamo il nostro no jump, oggi è un no jump che dove secondo me suderemo un po', 15 secondi, ho due pesi, io ho due da 7,5, poi rimango in glute bridge hold e faccio French press. 3 secondi, 1, glute bridge hold, French press, strizzate quelle chiappe, strizzate quelle chiappe, hop. Dai che ci siamo, dai che non mollo, vado fino in fondo, dai. Lo tengo. Due, uno, pausa, 30 secondi e ripeto. Come prima,
glute bridge con i pesi sul bacino, up and down, up and down. Poi mantengo glute bridge e French press. Questo è il primo, sarà sempre così, ripeteremo due volte i due esercizi, poi dopo si va avanti con quelli nuovi. 3 secondi e si parte, mi preparo, due pesi sul bacino. Via, glute bridge. Facciamo lavorare ste chiappe. Le voglio sode, come due ovette. Dai, dai, su e giù. Per bene. Hop. Dai. 10 secondi, poi glute bridge mantenuto e French press. 2, 1, mantengo glute bridge, French press. Secondo giro lo accuserete sempre di più. Io accuso un po' la chiappa. Dai. Dai che ci siete. Come on. Accuso anche le braccia adesso. Io e i miei 7,5 maledetti. Uno. Pausa. Andiamo avanti. Il prossimo. Aiuto, divertente questo. Sempre per le chiappette. Glute bridge monodestro con un peso, ma il peso non lo tengo sul bacino in questo caso, lo tengo nelle mani così. Vuol dire glute bridge, guardate un po', glute bridge mono, giù, su, crunch. Quando sono giù, crunch, via. Allora, glute bridge mono, scendo, crunch, glute bridge mono, crunch. Dai. L'ho voluta fare più complessa di quello che fosse in realtà. Glute bridge mono, quando scendo, crunch. Dai. Dopo i 40 secondi cambio lato. Un glute bridge, un crunch con peso. Un glute bridge, un crunch con peso. Uno, cambio gambo, gamba, glute bridge, crunch, glute bridge, crunch. Dai che stavo uscendo dalla cosa. Hop. Un glute bridge e un crunch con peso. Un glute bridge e un crunch con peso, dai. Quindici. 15. Ma solamente io cammino mentre faccio questo? Vado indietro? Sono io che sono anormale? Sto uscendo, guardate un po'. Pausa. Ma dove vai, cotto? Dove vai? Cammino. Cammino via. Secondo giro, lo ripetiamo ora che l'abbiamo capito bene. Più che altro che l'ho capito anch'io, perché me l'ero dimenticato. Ammettiamolo. Un glute bridge mono e un crunch con peso. Cotto, che ci combini? Cotto. Cotto in brodo oggi sono. Via, glute bridge mono, crunch con peso. Glute bridge mono, crunch con peso. Glute bridge mono, crunch. Glute bridge, crunch. Dai, adesso che lo sappiamo fare. Adesso che andiamo a ritmo. Non cammino neanche più all'indietro. Che è successo? Dai, dai, 12 secondi. Dai, bomberakis. 8. 2. 1. Cambio gamba alla sinistra. Glute bridge e crunch. Glute bridge e crunch. Su. Hop.
con questa gamba ha ricominciato un pochino ad andare indietro. Dai, dai, 15 secondi. Io inizio anche a sudare. Cinque, due, uno, pausa, gambe a 90, gambe crunch 90, aperture petto nei primi 40, spinte petto nei secondi 40, due pesi ovviamente, per me sempre i 7,5. Gambe come per il crunch 90, eh? Due si parte. Via. Apro petto. 40 secondi. Diamo del gas. Apriamo sto petto. Gambe in crunch 90. Mi concentro bene, apro bene il petto. Dai, aprilo. Ancora 12 secondi, poi spinte, petto, 5, 1, via, spinte, petto, niente pause, la pausa è dopo, le gambe sono sempre in posizione crunch 90, dai dai che lo tieni, dai che vieni fino in fondo. Ma voi lo sapete che ormai è un anno che ci alleniamo assieme? Domenica festeggeremo l'anno assieme. 10 secondi. 5. 1. Pausa. Si ripete. È emozionante pensare che è un anno che molti di voi sono qui con me. È un onore più che altro. È un onore pensare che tante persone abbiano creduto in me, mi abbiano seguito, anche con molti risultati vedo da molte foto vostre. Grazie, 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 grazie. Via, gambe 90, aperture petto. Ma noi siamo una tribù. La tribù va avanti, la tribù non molla, è una tribù di bomber, è una tribù che balla, dai, aperture petto, 15 secondi, aprimi sto petto, cinque, spinte petto, da gambe a crunch 90, 25 secondi, 20, 15, dai dai, solo 8. Dai che ne mancano 3. 1. Pausa. Andiamo avanti. Adesso abbiamo... Cosa abbiamo adesso? Affondo cross destro più alzata frontale sinistra nei primi 3, nei primi 40. Affondo anteriore destro isometrico e biceps nei secondi 40. Divertente. Due pesi. Affondo cross destro, Via, affondo cross destro, alzata frontale sinistra. Affondo cross destro, alzata frontale sinistra, dai. Affondo alzata, affondo, alzata, dai. Dai che qua ci massacriamo un po' con questa serie, eh? Ci massacriamo un po'.
8 secondi. Dai, dai. Siete stanchi? Può essere. Via. Affondo anteriore destro isometrico. Biceps. Stiamo fermi lì. In affondo anteriore destro isometrico. Bicipiti. Ancora 20 secondi. Voglio vedervi un po' sudare. Dai, 15. 10 secondi. Come on. 5. 2. 1. Pausa. Si cambia gamba. Eccomi qua, bello tornato. Come stai? Stai bene? Affondo cross sinistro. Più alzata destra. Via, affondo cross sinistro. Alzata destra. Affondo cross sinistro. Alzata destra, dai. Dai che tosto. Qua lavoriamo braccia e gambe assieme. Se poi hai i chili alti, i pesi alti, lo senti, eh? Dai. 5 secondi. 1. Affondo anteriore isometrico sinistro. Biceps. Dai che ste braccine le dobbiamo tonificare per bene, eh? Dai che lo teniamo. Dai che lo teniamo. 15 secondi. Solo 10. Dai che ci sei. 3. 1. Pausa. Crunch con peso. Crunch appoggio peso. Come state? Come fuori piove, stai con la miccia nel letto? Sveglia! In piedi. Un bacio alla miccia. Via, crunch con peso. Hop. Primi 40 secondi. Crunch con peso. Aumentiamo il ritmo. Siamo caldi. Siamo roventi. Siamo delle stufe. Dai. Diciotto. Poi crunch, che appoggio il peso sulle tibie. Vado indietro, lo riprendo. 5. 1. Appoggio il peso. Cavoli, questo è pesante, via. Lo prendo, indietro. Lo appoggio, indietro. Lo prendo. Op. Attenti a non farlo cadere, eh. Se non ce la fate, fate semplicemente così. Indietro, avanti, perché a me stava per scivolare, per cui dipende dal peso che avete. Al massimo fate sempre avanti e indietro col peso, è più pesante, non è un problema. Il problema è che il peso, l'importante è che il peso vada dietro, eh. Pausa. Dovevamo fare una ripresina d'addome, avevamo fatto meno all'inizio. Guardate il gluteo come balla dopo che l'ho scaldato prima. Hop. Hop. 12 secondi e si riparte. Crunch con peso e crunch appoggio peso o crunch portando il peso dietro. 3 secondi. E vola con me. Via. Crunch porto il peso su.
Tengo il ritmo. Sento l'addome tonico. Io sono a stomaco vuoto, voi? Avete mangiato? No, che non avete mangiato. No, che dopo ve mangiate l'impossibile, dai. Se mangia dopo, quando ci si allena alle 7. Tutti a stomaco vuoto. Su. 8 secondi. Uno. Peso dietro, peso avanti, peso dietro, peso avanti, oppure lo appoggio sulle gambe, come volete voi. Io ho quello in metallo, mi faceva male alle gambe e non lo appoggio, per cui farò più fatica, lo porto dietro e lo porto avanti. Dodici. Ne mancano 8. Due. Uno. Pausa. Andiamo avanti. Plank sposto peso. Cosa vuol dire? Fatemi bere un secondo. Un peso davanti, sono in plank, il peso è dietro la mano destra, lo porto dietro la sinistra e cambio, ok? È un cambio sempre così, via. Questo per 40 secondi, nei 40 successivi Renegade Row con un solo peso, quindi scegliamo uno dei due lati, io partirò col destro. Spostate sto peso da un lato all'altro. 10 secondi, poi Renegade Row. Solo destro. 3 secondi. 1. Porto sulla destra. Renegade Row. Appoggio. Solo lato destro. Dai, venti secondi, siamo a metà. Comincio a sudare per bene io. 10, dai che ci siamo. 5, 3, 1, pausa. Ripetiamo. Plank sposto peso più Renegade Row, in questo caso sarà sinistro, solo sinistro. 29 minuti che ci alleniamo, più o meno, ne mancano 12, sveglia, su, via, plank sposto peso. Qua l'addome lavora un casino, Dai, dai. Anche perché praticamente rimaniamo due blocchi da 40 secondi in plank. Dai che lo tenete. Dai che ce la fate. Sei secondi. Ci siamo. 2, 1, bene, Renegade, solo sinistro. Faccio più fatica a livello addominale adesso che sul braccio e sulla schiena. Dai che è tosto, ma ci piace. 15. Otto secondi, dai. Dai bomber, dai. Due. Uno. Pausa.
fatica in piedi. Adesso facciamo uno squat più apertura lato della gamba, più alzate laterali. Cosa vuol dire? Preparatevi in posizione di squat. Via, squat, apro gamba, apro braccia, squat, apro gamba, apro braccia, squat, apro gamba, apro braccia, dai, hop, hop, dai, dai, dopo il thruster, apro gamba e apro braccia, squat, apro gamba, apro braccia, l'ultimo, ora thruster, squat, alzata braccia, squat, alzata braccia, dai, 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 che cominciamo a mandare sui giri, questo è un pochino più tosto, a livello di cuore. 15 secondi, su, ci siete, solo 10, solo 10 secondi, forza, 5, 2, 1, pausa, 30, miseria, questo l'ho sentito, squat, alzata laterale gamba sinistra, alzata braccia, come va? Ragazzi, la salvo, mi fate sempre la stessa domanda, è un anno che salvo la diretta, dai, su, 2, 1, via, squat, alzata gamba sinistra, alzata laterale, squat, alzata gamba sinistra, alzata laterale, dai, hop, dai, dai, 18 secondi, 12, 8, su che ci siamo, 2, 1, thruster, squat sui pesi, squat sui pesi. Dai, che dopo questo mancano solo due blocchi differenti di esercizi e siamo in fondo. Uff. 18 secondi, dai che ci siamo. Solo 10. Dai che me lo tieni. Dai che me lo tieni. 5. 1, pausa, affondo, laterale basso da wall sit col peso che tengo qua in mano così, ok? Gambe aperte, vado di qua, hammer doppio, di là, hammer doppio, questo nei primi 40, poi knee to stand up singolo. Ci siamo? Via, hammer doppio, vado di là, hammer, di là, hammer doppio, dai. Da una parte e dall'altra con il peso. Diciotto secondi, su, forza e coraggio. Poi knee to stand up solo con la destra. Tre secondi. Uno. Knee to stand up. Solo destra. Salgo e scendo. Solo con la destra. Con un peso in mano.
che posso anche tenere, anzi non posso, tengo a destra, da inginocchiato mi alzo solo con la destra. Dieci secondi, dai. 5, 2, bang, pausa. Mi sto svegliando. Non vedere il sole mi aveva messo un po' triste. Dai. 10 e ripartiamo. Lato sinistro dopo per lo stand up. Wall sit. Scusate, a fondo laterale wall sit sempre uguale. Via. Hammer e mi muovo di là. Hammer doppio. Hop. 30 secondi. Dai, balotta, come diciamo a Bologna. Balotta. La balotta è l'insieme di gente, di amici che si ritrova. Si dice: qual è la tua balotta? Ovvero il tuo gruppo di amici. Termini bolognesi come il rusco. Porta fuori il rusco. Cos'è il rusco? L'immondizia, il bidone. Stand up, solo sinistro. Oppure dammi il tiro. Che è il tiro? Aprimi la porta, il cancello. Dammi il tiro. Solo a Bologna. Balotta, tiro, rusco. Abbiamo spulciato un po' nel nostro vocabolario. Se venite a Bologna, nei portoni, dopo c'è scritto tiro e luce. Se uno non è di Bologna dice tiro, tiro cosa, tiro che cosa qua. 3 secondi. 1. Pausa. Ultimo blocco. Siamo in fondo. Row doppio a 45 gradi. Ok, row più mi alzo, alzata frontale. Row mi alzo, alzata frontale. Doppio peso. Via. Row mi alzo, alzata frontale. Row e alzata frontale. Dai. Row e alzata. Row e alzata. Su. Dai, dopo goblet squat. 5 secondi e goblet squat. Adesso io faccio due pesi. Goblet squat. Dai che lo tieni. Dai che siamo in fondo. Dai tribù. 20 secondi. Solo 15. 10-10. Siamo a 5, 2, 1, pausa, ultimo e buona, ultimo e abbiamo finito. Di nuovo uguale, row da 45 gradi, alzata frontale. 5 si parte. Via. Row. Alzata. Row. Mi alzo. Alzata. Row. Mi alzo. Alzata. Row. Mi alzo e alzata. E ancora row. Mi alzo.
alzata frontale. Dai, 8 secondi. Poi goblet squat. Ora, goblet squat. È un sumo con i due pesi in mezzo. O uno se non ce la fate. Scegliete voi. Forza e coraggio. Forza e coraggio. 18. Dai, dai, 12. Solo 10. 5, ci siamo. 2. 1. Bang, 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 bang. Frasina. Oh, 275 calorie. Andate. Frasina e te ne vai a lavoro. Allora, se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non per forza solo alle persone o alle cose. Mi raccomando, imparate anche a legare ai vostri obiettivi personali. Alla fine è più difficile che noi stessi possiamo tradirci o farci del male. Quindi, sempre meglio investire anche su noi stessi, no? Buona giornata, alla prossima!